Dopo la giornata di Tutti i Santi, considerata festa nazionale, arriva la commemorazione del 2 novembre, in cui la Chiesa ricorda tutti i defunti. Questa giornata è comunemente chiamata anche Giorno dei Morti, non è però considerata festività, ma è comunque una ricorrenza molto importante per la Chiesa cattolica, colma di tradizioni ed emozioni. I cimiteri hanno orari di apertura allungati per facilitare e permettere più accessi, in modo che in questo giorno tutti abbiano la possibilità di dare un affettuoso saluto ai propri cari perduti. Sono infatti numerose le persone che si recano ad omaggiare i loro cari defunti con mazzi di fiori e corone floreali. Per strada si vedono molte persone affaccendate nella ricerca dei tradizionali crisantemi bianchi, simbolo di questa giornata. È infatti consuetudine portare fiori sulle tombe dei propri defunti. Le tradizioni legate alla giornata dei morti sono però anche golose, con ricette che cambiano da regione a regione, ma anche di provincia in provincia. Ad esempio, in Sicilia esiste un'ampia varietà di biscotti per l'occasione, oltre alla tradizionale frutta martorana. Dolci semplici negli ingredienti e nella preparazione. I più comuni e apprezzati sono sicuramente le cosiddette ossa di morto, dolcetti tradizionali caratterizzati da una base caramellata sovrapposta ad un guscio bianco, cavo. Le famiglie in questa giornata si preparano per festeggiare i propri defunti, invece i bambini preparano per il defunto un bicchiere d'acqua e i biscotti dei morti e attendono con gioia l'arrivo dei morticini, i regali nascosti in casa per loro dai loro cari che ormai non ci sono più. Questa ricorrenza permette ai fedeli di sentire le persone che li hanno lasciati un poco più vicine e la Sicilia è uno dei luoghi in cui questa tradizione, ancora oggi, viene particolarmente sentita e celebrata. Molto importante anche perché ci riporta in un luogo sacro per tutti noi cristiani che è il cimitero, che si chiama anche Camposanto, dove i corpi aspettano la risurrezione che Gesù ci ha promesso, ma le nostre anime, le anime dei nostri defunti sono già al prospetto di Dio. E questo giorno è un giorno particolare perché succede anche al giorno precedente che abbiamo vissuto tutti i santi, no? Come si fa a separare i santi dai nostri cari, cari genitori, cari nonni, cari, tutti insieme, no? Perché noi diciamo che il giorno di ieri, sì, i santi, quelli conosciamo, quelli non conosciamo, e anche i defunti sono considerati per la maggior parte di tutti, e pensiamo nella misericordia di Dio che è la santità anche che appartiene a chi sta accanto alla nostra casa e la gente che vive nella semplicità senza operare grandi cose. Per questo è molto importante. Una cosa bellissima perché il Signore ci ha fatto sperare e credere che noi pensiamo ad adorare il Signore per tutta la vita, non avremo più bisogno di preoccupazioni, quelle famose umane, no? Delle cose materiali, ma sentiamo il bisogno soltanto di adorare il Signore e tutti insieme perché siamo santi, beati, destinatari del cielo, non siamo persone che cadono nel baratro del niente, noi sappiamo dove siamo. Sai, ogni tanto si dice quella famosa espressione: dovunque tu sei, ti auguro tante cose. Dovunque tu sei in paradiso, noi lo sappiamo.